Presidente Silvio Brocco, la presentazione del libro sul Pineto Calcio, un lavoro insomma, certosino di raccolta di tanti documenti storici per un libro che insomma, è dedicato un po' ad ognuno, alla comunità pinetese tutta. Sì, era da tempo che volevamo fare questa raccolta sotto forma di libro. Penso che ci siamo riusciti, almeno come primo volume. È stato un grande lavoro perché abbiamo dato risalto a tutto l'archivio fotografico del Pineto, alle testimonianze storiche dei nostri amici di Pineto, in più quella raccolta fotografica degli anni 50 meravigliosa che si è collegata poi con gli altri decenni, gli anni 60, 70, 80, che hanno visto il Pineto protagonista più di una volta. È anche un modo per ricordare i presidenti che non ci sono più, una carrellata appunto dagli anni 50 agli anni 80. Ma sicuramente è un libro che è un omaggio a tutti quelli che si sono impegnati con sacrificio, con passione, con amore verso il Pineto Calcio. C'è una chicca, c'è un album fotografico che ritrae addirittura dei disegni che tu, presidente, facevi da bambino tredicenne, delle squadre abruzzesi. Ero già molto innamorato del calcio, la mia passionalità si è espressa fin da subito. Questa cosa mi fa veramente piacere perché porto con me ancora il bambino che era un tifoso del Pineto. Ci sarà anche un secondo volume più in là. Ci lavoreremo per questo, perché sono gli altri tre decenni che dobbiamo raccontare. Ci sono state le vittorie molto belle del 94-95, del 2007-2008 e poi l'ultima del 2015-16 che tu hai vissuto con i famosi spareggi a livello playoff nazionali, dove veramente il Pineto ha toccato il cielo con un dito ed è tornato dopo 18 anni in quarta serie. Venendo al calcio di oggi, per un attimo, la nuova squadra sta nascendo, ci sarà un nuovo allenatore a guidarla, Massimo Epifani, come vi state organizzando per ripartire? Ma io penso bene perché il direttore sportivo insieme all'allenatore stanno veramente lavorando molto bene. Penso che la scelta dei giocatori nuovi sia veramente giusta, sono ragazzi che vanno via per ovvi motivi, ma pensiamo che quelli che vengono saranno all'altezza e sicuramente affronteremo un campionato di qualità. Ci sarà, un anno fa ci hai detto dobbiamo fare più punti dell'anno scorso, voglio arrivare a quota 60, quest'anno è l'obiettivo che fissa Silvio Brocco? Ripartire da dove è stato l'obiettivo raggiunto l'anno scorso e fare meglio.